abbiamo giocato la prima parte senza aggressività difensiva, la squadra molto, molto passiva e con difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo cambiato l'atteggiamento, abbiamo cambiato l'aggressività, abbiamo fatto due gol e penso che raggiunto l'obiettivo minimo. È un tratto di questa squadra creare gli stessi problemi. È difficile capire determinate cose, ma penso che all'intervallo i giocatori hanno capito che era soprattutto importante cambiare l'atteggiamento, l'aggressività. E soprattutto la velocità di circolazione, ma devo dire che è pena che abbiamo fatto questo primo tempo perché penso che questa squadra ha possibilità di fare di più. È difficile da spiegare. Arriviamo qui con la certezza che dobbiamo vincere questa partita. Abbiamo preparato bene la partita, ma è difficile di spiegare questo atteggiamento. È la prima volta che è successo in molte partite. La squadra ha reagito dopo di soffrire. È stato così tante partite e dopo di soffrire è più difficile di cambiare il risultato. Ma è soprattutto una questione mentale per me che ovviamente deve cambiare. Noi parliamo, noi lavoriamo questa questione con i giocatori. Io ho parlato prima della partita, l'importanza di questa partita, l'importanza per la Roma, per i giocatori che principalmente rimangono. L'atteggiamento della squadra non è stato buono il primo tempo. Abbiamo pensato che Spezia con la vita risolta non aveva la voglia di vincere. No, non è così. Qui in Italia tutte le partite sono difficili, dobbiamo avere sempre la massima concentrazione. Non è stato così. Dopo abbiamo parlato all'intervallo, dove ho spiegato in una forma penso che dura ai giocatori che questo non è un atteggiamento della squadra della Roma. Penso che hanno capito, hanno cambiato, ma è successo così in molte partite e è difficile di spiegare questa questione mentale.